Giuseppe Pambieri e Carlo Greco. Allora, nota stonata. Innanzitutto con la regia di Monio Vadia. Innanzitutto raccontiamo di cosa parla il vostro spettacolo. Allora, nota stonata è un testo a due personaggi, una commedia a due personaggi. C'è un grande maestro d'orchestra che ha appena finito la sua performance e gli bussano in camerino il solito rompiscatole che vuole l'autografo, poi torna fuori, vuole la foto, eccetera. E pian piano la tensione comincia a crescere, perché nasconde un mistero. Ci sono dei momenti di suspense già dall'inizio, e pian piano questa cosa aumenta fino a che diventa uno scontro vero e proprio, una resa dei conti, ecco, diciamo che ci riporta indietro di 40 anni, quando eravamo due ragazzini. Ma dove, come? Beh, possiamo dire in un campo di concentramento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. E chiaramente lo spirito dello spettacolo e il senso dello spettacolo riguarda l'eterna storia della Shoah, ecco. Quindi questo è l'argomento fondamentale. E è una resa dei conti, e soprattutto è un testo che inchioda lo spettatore veramente per un'ora e mezza. Io quando l'ho letto sono rimasto inchiodato alla lettura, ed è la prima volta che mi succede. Di solito lo rileggi, dice, ma non so, qui non mi piace tanto, eccetera. Qui ho deciso di farlo, perché quando me l'ha fatto leggere Carlo mi sono entusiasmato, cosa che ha fatto anche Monio Vadia quando l'ha letto, e ha deciso di fare questa regia fuori dagli schemi dei suoi spettacoli, proprio perché si è appassionato. Anche perché questo sembra incredibile, ma è un testo a due personaggi, ma c'è una suspense continua e continui colpi di scena. È questo che è l'attrattiva, la forza di questo spettacolo. Devo dire, facciamo magari raccontare a Carlo, esatto, che, adesso, esatto. Che e Carlo come è riuscito, anche a conquistare questo spettacolo. Esatto. Ah beh, sì, io me ne sono innamorato appena l'ho visto a Parigi. Era, come dicevo prima, la 574esima replica. Erano anni che stava in scena, con un successo strepitoso, la gente che faceva la fila. Sono andato a vederlo, per fortuna sono riuscito a trovare due posti. Dopodiché ho scoperto che l'autore era anche il direttore artistico del teatro, gli ho fatto la corte. Sono riuscito ad avere i diritti con l'esclusiva per l'Italia. Poi ho saputo che più di mezza Europa lo sta rappresentando tuttora, in Russia, Spagna, Germania, Austria, con grandissimo successo. Noi speriamo di andare, già 2 anni che lo stiamo facendo, speriamo di andare avanti ancora per almeno altri 2, perché dobbiamo fare tante date, tante piazze che ancora non abbiamo fatto. Grazie a Beppe che ha accettato di fare questa cosa, siamo felici di che il pubblico possa venire ad applaudirci, a vederlo, perché è veramente interessante da tanti punti di vista, dal punto di vista sociale, è veramente molto molto importante. Quindi qual è la cosa che sperate che venga apprezzata di più poi dal pubblico in sala? Cioè, lo spettacolo sicuramente. Cioè, al di là del testo, c'è un qualcosa che sperate? Il testo, il finalissimo non se l'aspettano, tant'è vero che, senza falsa modestia, qualche volta è venuto anche uno standing ovation, cosa rarissima nel teatro italiano. Io sono 60 anni che faccio questo mestiere, mi è capitato pochissime volte. Qui si tocca dei tasti oltre che drammatici, oltre che di anche tensione, brillanti anche, ma soprattutto un fatto etico. E alla fine il finalissimo ti dà proprio lo slancio, cioè non c'è un re d'azione, siamo due esseri umani che hanno passato un'infanzia, non c'è né vinto né vincitore, ecco, questa è la cosa, questa poi è la fondamentale cosa, ecco. E questo scatena nel pubblico una grande reazione, anche perché tra l'altro
più si va avanti nel tempo e ci si allontana dalla guerra, più si parla poi di Shoah, certo, più emergono elementi. Più emergono. Quindi... E poi mi sembra che sia molto attuale, perché certo, ragazzi, continua a essere attuale il discorso della discriminazione, il discorso di chi esercita il totalitarismo in un certo modo. Sappiamo tutti cosa sta succedendo in questo momento. Poi voglio dire, non è la Shoah soltanto. Dalla Shoah è per far capire che i soprusi sono tantissimi in tantissimi paesi, basta guardare ora Russia con Ucraina. Appunto, quello che dice, accennavo io. Certo. Appunto, insomma, c'è di veramente la Turchia con i curdi, cioè ecco, sono soprusi continui, quindi la Shoah è solo uno dei tanti. Esatto. Grazie, venite a vederci, è un bellissimo spettacolo, vi aspettiamo tutti. Grazie. Grazie e complimenti. Grazie. Grazie. A voi.